Ciao a tutti, sono Sofì e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui in veste un po' casalinga perché voglio registrare l'intro di questo video che sarà un vlog. Il primo, come avete letto dal titolo, il primo di una serie di 4 video che accompagneranno il mio percorso di preparazione al NaNoWriMo. Ora, tra un attimo vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere sul NaNoWriMo, ma prima volevo partire dicendo che anche l'anno scorso, 2 anni fa, avevo fatto un video in cui annunciavo al volo la mia partecipazione al NaNoWriMo. In quell'occasione scrissi 2500 parole presa dalla foga del primo giorno e poi abbandonai il progetto perché non avevo in testa un'idea ben precisa, non avevo preparato nulla e per il NaNoWriMo devi arrivare il primo di novembre pronto al computer con già le idee chiare su che cosa vuoi scrivere, da dove vuoi partire e dove vuoi arrivare. Quindi tra l'altro quel video lì vorrei anche tirarlo giù perché è un imbarazzo per me, anche perché uno dei miei più grandi sogni è quello di pubblicare un libro, cosa assolutamente impossibile se non ne scrivo uno. Infatti ad oggi io non ho mai scritto un libro intero, ho scritto racconti, ho lavorato a progetti, ho iniziato idee, ho buttato giù capitoli, parti di progetti, ma nessuna di queste cose che ho scritto ha mai raggiunto una completezza. E per completezza non intendo dire che deve essere il prodotto fatto e finito, revisionato mille volte, pronto per andare in stampa, ma veramente non ho mai scritto la parola fine a uno dei miei progetti, se non appunto qualche racconto. Quindi sono molto motivata a portare a termine questo progetto, perlomeno a portare a termine quello che è il NaNoWriMo. NaNoWriMo che cos'è? Partiamo dalle basi, perché non tutti sono a conoscenza di quello che è un progetto per me geniale e veramente molto bello. NaNoWriMo è l'acronimo di National Novel Writing Month. Si parte il primo di novembre e lo scopo è quello di scrivere 50.000 parole entro le 11.59 del 30 di novembre. Sicuramente un progetto ambizioso, specialmente per qualcuno che non scrive con costanza. Il NaNoWriMo ti porta a spendere ogni singolo momento libero che hai davanti al computer a scrivere, perché c'è una tabella da mantenere, nel senso per scrivere 50.000 parole bisogna veramente, come vi dicevo prima, avere le idee chiare e mettersi davanti al computer quando si ha tempo, perché ovviamente ci sono le cose da fare, c'è il lavoro, c'è una vita privata da avere, e veramente mettersi davanti al computer con la cognizione di quello che si vuole scrivere, da dove si vuole partire appunto e dove si vuole arrivare. NaNoWriMo è un progetto che ormai va avanti da tantissimi anni, è un progetto che ha dato la possibilità a scrittori come Rainbow Royal di pubblicare i propri romanzi. Mi sembra che Fangirl sia stato scritto durante il NaNoWriMo, Il Circo della Notte è stato scritto durante il NaNoWriMo e anche Acqua agli Elefanti è stato scritto durante il mese del NaNoWriMo. Ovviamente con stato scritto intendo dire che le prime 50.000 parole sono state buttate sul computer, sono state buttate sulle pagine grazie alla spinta del NaNoWriMo. Sul sito nanowrimo.org, che ovviamente vi lascio qua sotto in descrizione, ci sono tutti i consigli e tutto il sostegno che una persona può avere per poter raggiungere l'obiettivo delle 50.000 parole. Ci sono dei gruppi a tema, ci sono dei gruppi anche in italiano. È veramente un progetto che a me entusiasma molto. Io amo tantissimo ogni anno seguire persone che stanno partecipando al NaNoWriMo e soffrire anche un po' con loro, perché veramente secondo me, non essendo mai riuscita a partecipare attivamente e con successo, secondo me deve essere veramente uno stress, veramente sudore, sangue, sudore, lacrime, che però poi alla fine vale la pena fare se quello che si vuole fare è il mestiere dello scrittore o perlomeno provarci. Cosa bisogna sapere su NaNoWriMo? Questa è la premessa. NaNoWriMo è appunto un sito, è assolutamente gratuito. Come vi dicevo, lo scopo è quello di scrivere 50.000 parole nel mese di novembre. Potete scriverle sul computer, potete scriverle a mano, potete batterle a macchina, veramente non dovete avere nessun cosa elettronica, è veramente una sfida contro voi stessi. È
non ci sono premi, non si vince niente, alla fine se si raggiungono le 50.000 parole si può caricare il file del libro sul vostro profilo o potete anche non caricarlo se non volete che qualcuno vi legga quello che avete scritto. Si autocertifica di aver raggiunto le 50.000 parole e la NaNoWriMo provvede a inviare un attestato digitale, quindi in realtà non si vince niente se non la gloria di aver scritto 50.000 parole. Ovviamente 50.000 parole non devono essere l'intero romanzo, possono essere varie parti, può essere una raccolta di racconti, potete veramente sbizzarrirvi e scrivere quello che volete. Potete fare 50.000 parole di raccolta di poesie, raccolte di racconti, romanzi, memoir, biografie, saggi, veramente qualsiasi cosa voi vogliate scrivere potete farlo. Non ci sono limitazioni, non ci sono restrizioni. Dunque, questa serie di video sarà... questo intro è diventato un intro molto molto lungo, però insomma ci tengo a spiegarvi bene che cos'è il NaNoWriMo. Questa serie di 4 video saranno dei vlog di preparazione. Io ho un'idea in testa, un'idea che ho in mente da tantissimo tempo e mi sembra il caso di sedermi e mettermi lì a pianificarla, perché ho in mente l'inizio, ho in mente qualche scena e ho la fine più o meno creata nella mia mente, però insomma ci sono tanti punti di domanda, ci sono tante cose che devo chiarire, anche perché è un romanzo che sarà, penso sarà un urban fantasy, quindi ci sarà della magia. Ovviamente non vi starò a dire la trama, però insomma qualche indizio ve lo darò inevitabilmente. La prima cosa che devo fare sicuramente è capire come voglio organizzare la magia, quali sono gli elementi magici che voglio integrare nel romanzo, come funziona la magia, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi ce l'ha, che cosa può fare, cosa non può fare, come sono organizzate, quindi devo un po' fare tutta questa cosa qui, creare un mondo nuovo che è il mondo magico applicato al mondo di oggi. Il romanzo avrà anche una parte di road trip, quindi dovrò fare la cartina, la mappa del viaggio che le tre protagoniste percorreranno nel corso del romanzo. Penso che oggi farò così, farò 2 pagine, così, scriverò in mezzo magia e tutto intorno ci costruirò la magia. Io continuo a chiacchierare, però partiamo subito con questo brainstorming. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, perché non so poi che cosa vi farò vedere dopo questa intro, che ormai non è più un intro ma è tutto il video. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi avete mai sentito parlare del NaNoWriMo, se avete mai partecipato, se avete intenzione di partecipare, mi è caduta la bottiglia, se avete intenzione di partecipare quest'anno. Dunque, visto che sono qui a creare il mio brainstorming per quanto riguarda la magia presente all'interno della mia storia, ho pensato magari di venire qua da voi e di farvi un po' capire il mio processo creativo per quanto riguarda creazione della magia, del sistema magico appunto all'interno dell'universo in cui è ambientato il mio romanzo. Essendo un paranormal fantasy è ambientato ai giorni nostri, quindi è esattamente come viviamo noi, solo che c'è appunto questa parte magica che ovviamente deve essere spiegata, deve essere plausibile e deve avere delle regole ben precise, deve essere ben chiaro nella mia mente che cosa può fare e cosa non può fare la magia, in modo da poter avanzare nella storia e non ritrovarmi a un certo punto con un mega buco di trama perché un personaggio ha fatto una roba che in realtà non esiste. Non so se mi sono spiegata. Quindi, per quanto riguarda il mio brainstorming, ho messo appunto all'interno la parola magia e poi ho fatto un po' tutto quello che ho messo intorno, tutto quello che già avevo nella mia testa. Quindi, quali sono le creature che vivono nel nostro mondo? Ci sono streghe, maghi, fantasmi, vampiri, demoni, lupi mannari, non lo so. E quindi ho scritto giù tutte le creature che sono presenti in questo mondo. E di conseguenza, quali caratteristiche hanno queste creature? Poi, bisogna pensare appunto alle funzioni della magia. La prima domanda che vi dovete fare è: a che cosa serve la magia? Poi possiamo pensare se la magia è legale o meno in questo mondo, è conosciuta la magia, cioè le persone sanno che esiste la magia o è una cosa nascosta. Inoltre dobbiamo anche pensare chi ha la magia,
La magia ereditaria può nascere da chiunque. Inoltre dovete pensare a come funziona la magia, cioè ci sono degli incantesimi, serve qualcosa per gli incantesimi, pensavo in Harry Potter, serve una bacchetta, serve un incantesimo, serve appunto una parola per annunciare l'incantesimo. Oppure è come in Streghe che ogni personaggio ha delle caratteristiche, per esempio uno ferma il tempo, l'altra ha poteri premonitori, insomma dovete un po' pensare a quello che volete fare con la vostra magia. Tutte queste cose devono essere messe all'interno di questo brainstorming. Esistono delle scuole per maghi, per esempio, ci sono dei personaggi che magari ci sono delle categorie di maghi più forti di altre, ci sono delle divisioni nei maghi, insomma dovete un po' pensare a tutto quello che viene con il concetto di magia che si applichi al vostro alla vostra storia. Nel prossimo episodio, sì, penso che faremo appunto la divisione dei capitoli. Vi spiego un po' qual è il mio modo di dividere i capitoli, è un modo nuovo, però mi sembra molto fattibile per me e molto alla mia portata, nel senso come ragiono io, perché io devo mettermi a scrivere che so già, come vi dicevo prima, da dove devo partire e dove devo arrivare. La partenza e l'arrivo, devo averli molto bene chiari, e anche che cosa c'è in mezzo. Quindi penso che farò la divisione dei capitoli e poi inizierò con le varie ricerche del libro, perché appunto essendo un road trip devo capire da dove partono, dove arrivano e tutte le tappe in mezzo, in between. E poi farò appunto la tabella dei personaggi e inizierò a scrivere essenzialmente, in modo da poter arrivare il 1° di ottobre con già un'infarinatura, già il muscolo un po' allenato. Quindi niente, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate un pollice in su, fatemi sapere appunto se decidete di partecipare, vi ripeto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, qua sotto in descrizione trovate tutti i miei social, la campanella e niente, ci vediamo venerdì con con un video e martedì prossimo con il prossimo writing vlog, che non è un writing vlog, però insomma, ciao.